Diventa piuttosto semplice. Sono stato trollato. Non ci voglio credere, pure la scritta troll. Sorpresa, dimenticarsi del boss non è saggio. Ma andate a cagare, va. Mi avete pure trollato. Non ci voglio credere. Trollato da un videogioco malissimo. Fatto apposta. Ci sono riusciti sicuramente nell'intento di farmi impazzire, guarda. Parapapam. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Copriamo un po' il gioco, va. Ci scaldiamo con un livellino. Questo è il mio riscaldamento. Molto bene, molto bene. Direi che è un ottimo allenamento. Ok, sono ancora... Facciamo così. Sono ancora un po' rusty, però stavo migliorando. Ma non ancora, ma non abbastanza. Allora, io... Cos'è Coffee? Superfill auto... No, metterei il dash che mi rende invisibile. Invincibilità o il... Ah, mi sa che questo qua lo usavo un sacco. Junkyard? No, quello è il boss più difficile del gioco. No, non lo farò mai. Potremmo provare... Io andrei alla prima isola per fare il primo... Per fare il primo boss. Dai, un altro allenamento. Miseriaccia. Dai che mi ricordo ancora come si fa. Ok. Dai, questo qua non è simpaticissimo come boss. Il segreto è avere pazienza. Oddio, adesso spara anche quello. No! Vabbè, dai, oh, guarda, l'avevo quasi... Ero quasi all'ultima fase. Dai che mi ricordo ancora come si fa. Io... Se non ricordo. A casa! Dai, più o meno me la sono ricordata, dai. Direi che mi sono scaldato, eh. Devi far la testa in giù? Eccoci qua. Buon divertimento. Miseriaccia ste cacchiarola di bombe. Ma potrebbe avermi fatto del male. Oh, ti è andato all'aeroplano, ma che è? Oh. Guarda quant'ero dalla fine. Il calice leggendario Bid porta un messaggio. Ti serve il tuo aiuto. In un'isola molto lontana. Una scoperta misteriosa. Partiamo? Sì. Eccoci. Nel Delicious Last Course. Non Mia, mi raccomando. Non... Cosa potrebbe star cercando Chalice? Siamo molto lontani da casa, spero stia bene. Ho una news incredibile. E ha tutto a che fare con questo biscotto qua. Vedetelo morso e vedete voi stessi. Oh, via, ma come? Ha trasformato Magman in un fantasma. Lei è sempre stata un po' particolare. Seguitemi, vi spiegherò tutto. Sì, intanto se... Per anni ho cercato di scappare al piano astrale, ma niente ha funzionato. Fino ad ora. Lasciate che vi introduca lo chef Saltbaker. The greatest chef in all the lands. Il più grande chef di tutte le terre. Benvenuti, amici. Benvenuti nella mia pasticceria. Ah. L'effetto del biscotto è breve. Un morso di questa
Cortino, and you left completely control over the astral plane. Avete controllo pieno sul piano astrale. Questo potrebbe riportare in vita Chalice. Quindi siamo su una nuova isola. Bisogna sconfiggere i boss per riportare in vita Chalice. Questa è la storia del DLC. Ah, se vogliamo giocare come Chalice, bisogna equipaggiare il biscotto. Gain access to her double jump, dash, parry e invincible roll. Vabbè, vediamola ovviamente. Salve, siamo sull'isolotto. Chi c'è qua? Message for Mr. Chalice. Cosa? Ah, sto giocando con lei. Dark Joy dice caverna, vai. Bootlegger Boogie. Era un disastro. Questo mi sa che mi esce dallo schermo da un lato, ok? Cavolo, mi serve il double jump. Il parry! Quindi tipo lui è un calzolaio, giustamente. Mannaggia che tempismo. Ok. Ho come l'impressione che non sia da solo, però. Ecco. Ah, non mi hitta questa cosa. Mi dà solo fastidio. Oh! Come fai a darmi? Ah, solo quando diventa rossa. Ok, ho capito. Allora, effettivamente c'è solo una cosa che farei. Lo proverei con Caped. Lo proverei con Caped. Ho capito, quando diventa rosso il raggio mi hitta. No, che stempismo. Dai, su. Oh. Ah, era lumaca in realtà. Ma che cavolo è successo? No! Non so cosa attaccare. Devo attaccare la promotion. Non ho capito. Maledizione. È un... Come si chiama? È una formicaria. No, ok, è una formicaria. Come si chiama? Una formicaria, conoscete, raga? Formicaria. Ci sta. Famoso naso Longis. Vabbè, dai, ho capito. Dai. Va bene, va bene. Va bene, va bene. È bello infame questo boss qua, eh. Quasi ti porta a usare quella maledetta abilità. Impazzisco. Ed è la prima, eh. Io rimango basso, guarda. Basta fare così. Diventa piuttosto semplice. Stato trollato. Non ci voglio credere, pure la scritta troll. Sorpresa, dimenticarsi del boss non è saggio. Ma andate a cagare, va. Avete pure trollato. Non ci voglio credere. Trollato da un videogioco malissimo. Fatto a qua. Ci sono riusciti sicuramente nell'intento di farmi impazzire, guarda. Siamo. Calma. Mi piace che non capiti più quello di prima. Voilà. L'ho detto che era quella buona, mannaggia. Sì, tempo 8 anni.
Altro che 2 minuti e 14. 8 anni sarebbe essere scritto. Vi do il benvenuto al mio palazzo volante. Io sono il vero King, il re dei giochi. In questo torneo le tue armi e i tuoi charms non possono essere utilizzati. Hola! Knockout! GG, ti do accesso nel prossimo... Oh! Ma che bello, ma che bel disegno! Che idee che hanno, mannaggia! A Great Flamenems! Mi serve un... Wow! Venite! Venite, guarda, sono qua! Oh. Ah, ce l'avevo! Ah no! È lontanissimo dall'esserci. Ok, è lontanissimo dall'esserci. No! Volevo... Grazie. Sì, questo probabilmente è fatto per utilizzare un nuovo personaggio. Deve essere molto divertente col nuovo. Però lei non può fare il parry quando vuole. Ah no, beh, in realtà sì. Ok, 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 lei ce l'ha diverso, premo un altro tasto, ok. Prima erano pedoni, ora è un cavallo, scrivono in chat. Ci sta, potrebbero essere davvero i pezzi di una scacchiera. Poi mi tocca l'alfiere, la regina. Non essere greedy. Ci dovremmo essere quasi, dai. Woo, ce l'abbiamo. E via. Ti do permesso al prossimo match. L'alfiere. Mannaggia. Qui spegne le candele. Sono le candele. Ah, sono io che ci devo passare. Ok. Ok, I understand. Voilà. E l'ho vinta io. GG, addio all'alfiere. Ora la torre. Giustamente, ci siamo dimenticati la torre. And begin! Fai tornare indietro. Ok, forse. Come ho fatto? No! Ok, ok, scusa, scusa. Guarda che controllo che ho. Guarda che cavolo di controllo che ho. Ok, quello forse potevo non ritirarmela in testa. Aia, ho preso la sua scintilla. Dai, ancora una. No, non l'ho hittato. Voilà. Ho vinto, dai. Voilà. Let's go. E anche la torre va al Barettus. E ora toccherà alla regina, sì. Salve, regina. Arrabbiata. Miseriaccia. Al primo try! Mangiata! E ora tocca a lei, Mr. Re? Perché io qua posso sparare.
E con questo il torneo si è concluso. Di conseguenza il mio castello rimarrà un posto dove ti puoi allenare, a sostanza. Ok, arrivederci. È molto divertente. E anche questa è andata. Cosa fai? Spaventato? Guarda, la volta è una good ghost story around the campfire, then. Salve. Ma che cacchio? Ah, è con l'aereo, ok. Ecco cosa c'entrava il cactus. Me la cavo ancora con questi livelli qua, io. Ah, esplode. Calma. Ah, giusto, le abilità sono nuove. Oh, fa male, fa male. Mi sta risucchiando. Mangia questi. È bellissimo, raga. È bellissimo. Cioè, ipoteticamente è una mucca cowboy. C'è troppa roba da guardare a schermo. Che succede? Ma no. Raga, ma capite quando dico che è un po' dark? Ma cosa significa? No. Sì, per questo livello qua il fatto che lei spari i colpi gialli è piuttosto... è abbastanza problematico, eh. Oh, stiamo andando forte, Posso fare parry quando sono piccolo, testina? Yessa! Di andare in determinati posti. Forse c'è qualche secret. Forse c'è qualche secret su questo. Su quest'isola. Ma è un altro livello volà. Doggo. Doggone dogfight. Ma in aria di nuovo? Si vola? Giustamente c'è. Salve. Ah, no. Di questa pa... siamo concentratissimi. Sbaglio o non è lui il vero boss? Sbaglio o ho appena visto una roba assurda volarmi a fianco all'inizio del livello? Ok. Eccolo. Ma? Ok. Ma è insane! Ma è bellissimo! Ah, tra l'altro si vede, lei. Si vede all'inizio del livello, lei. Succedono sempre troppe cose all'inizio del livello per accorgersi di tutto. È abbastanza normale su Cuphead. Mandi invertiti!
È difficilissimo, raga, è difficilissimo. Ci sono tutti i comandi invertiti. C'ero quasi, l'avevo fatto al secondo try. Maledetta. Bellissima però. Beh, ma quanto è disegnato bene. Sono bravissimo, sono bravissimo. Sono fortissimo. Sono fortissimo, sono fortissimo. Sono fortissimo, sono fortissimo. Ce l'ho. È mia, è mia. Devo tanto guardare l'ordine logico. Eccoci qua. Yassa! Cioè, alto basso, alto basso. Bastava associare il colore alla mossa da fare e diventava molto più easy. Peccato solo per il cambio dei comandi. Quello, se non sei abituato, è un po' infame. Ma ce l'ho fatta. Sì!